Ciao, benvenuto e benvenuta su Narciskate. Io sono Ale Asso e in questo video parliamo dell'importanza di non mollare mai. Let's skate! Una delle lezioni più importanti che mi ha insegnato lo skate è proprio quella che non mollare mai è quello che fa la differenza tra riuscire o fallire in qualsiasi cosa che proviamo. Perché quando non molliamo mai, non importa quanto tempo ci voglia, non importa quanti errori, quanti sbagli, quante cadute ci vogliano, se continuiamo a provare, prima o poi assolutamente arriviamo al nostro obiettivo. Che sia quello di imparare a andare in skate, che sia di imparare un nuovo trick o in realtà qualsiasi altra cosa nella vita. Perché se continuiamo a insistere, a provare, a riprovare, gli errori e le cadute diventeranno altro che delle tappe intermedie nel nostro percorso di raggiungimento dell'obiettivo. L'unico vero fallimento è quando smettiamo di provarci o rinunciamo del tutto a provarci. Infatti, se io ho imparato ad andare in skate solo a 38 anni, non è di certo perché non mi avessi interessato prima o perché non ne fossi stato in grado. Era solo perché mi ero lasciato fermare ai primi tentativi andati male per poi rinunciare del tutto a provarci. Là in realtà mi ha salvato la pandemia che mi aveva messo una voglia irrefrenabile di riscatto, di cose nuove, un po' di azione e di attività all'aria aperta. E mi sono reso conto che se non ci avessi provato adesso, non ci avrei di certo provato tra altri 20 anni. Per cui ho preso la decisione di non solo di provarci, ma di provarci fino a che non ci sarei riuscito. Certo, non mollare mai, il più delle volte, è molto più facile a dirsi che a farsi. Perché i fattori che ci portano a rinunciare o a non provarci proprio sono tanti. Prima su tutti la paura, che sia paura di cadere, paura di farsi male, paura di non riuscire a fare, di essere troppo vecchi, non abbastanza in forma o anche solo di fare una figuraccia, e non importa che arrivi a essere terrore, basta che sia quel piccolo timore che si insinua nelle nostre menti. Infatti la paura di far figuraccia, la paura di non essere in grado di farcela, era quello che in realtà mi avevano fermato in passato dal provare sul serio a imparare a andare in skate, e la paura di cadere e farmi male è una cosa che mi ha accompagnato e mi accompagna tuttora nel mio percorso e che ogni volta mi mette la tentazione di smettere di non continuare. Ma paradossalmente è stata proprio la paura una delle molle che mi ha fatto trovare la forza di iniziare e di insistere, perché mi sono immaginato che tra 30 anni avrei raccontato ai miei nipoti o che avevo sempre voluto andare in skate ma ci avevo rinunciato per paura, oppure che andavo in skate e potevo insegnargli a farlo. E rendermi conto di quanto mi sarebbe pesato emotivamente ammettere di aver rinunciato a qualcosa che volevo mi ha dato la forza di impegnarmi e di non mollare mai. Dopodiché ci sono i fattori esterni, come potrebbero essere difficoltà oggettive di magari non avere uno skate al momento, di non avere uno spazio vicino dove poterlo praticare, di non averlo mai fatto prima. Ma sono tutti problemi a cui volendo una soluzione si trova. O potrebbero essere i consigli dei nostri amici, dei nostri parenti che ci dicono: ma sei matto a imparare a andare in skate alla tua età? Ma dove vai? Eccetera. E quello è importantissimo cercare il più possibile di ignorarli. Perché se vogliamo fare qualcosa, siamo noi che vogliamo farlo, non gli altri. E l'unico giudizio che conta è quello che noi abbiamo di noi stessi e di quello che vogliamo fare. E bisogna imparare appunto a ignorare le voci negative e dare ascolto soltanto a quelle positive e che ti spronino. A me una cosa buffa che è capitata quando stavo iniziando è che ero in uno skate park tutto bardato di protezioni, che ero là traballante sulla tavola da street e che malapena ci stavo in piedi, circondato da ragazzini di 14-18 anni che facevano numeri pazzeschi. In un primo momento mi sentivo non solo in difficoltà ma pure ridicolo. In realtà poi uno di questi ragazzini è venuto là a darmi consigli, aiutarmi con alcuni accorgimenti che mi hanno aiutato, e mi fa: complimenti per provarci alla tua età. Il che mi ha fatto sentire primo terribilmente vecchio, però mi ha fatto rendere conto che quel giudizio che stavo percependo in realtà non esisteva. Era solo la mia voce che dava fiato a quello che erano idee che avevo già dentro la testa, che appunto erano solo fantasie irreali.
che però finché gli stavo dando peso mi stavano influenzando e mi stavano rallentando. È un altro grosso fattore che spesso ci porta ad abbandonare, è il non vedere i risultati subito, che può essere veramente scoraggiante dopo che provi qualche volta e non vedi nessun miglioramento immediato. Ma in realtà se continui a provare, continui a esercitarti, prima o poi ti scatterà quella molla che riesci a fare. E a quel punto la soddisfazione di essere riuscito, soprattutto se hai passato molte difficoltà per riuscirci, è veramente immensa. Le tecniche che uso per non permettermi di mollare mai sono prima di tutto avere ben chiaro il cosa e il perché vogliamo raggiungere qualcosa. In questo caso appunto di imparare a andare skate o di imparare un nuovo trick. E per questo aiuta moltissimo soprattutto prendere del tempo per fare chiarezza su quello che vogliamo ottenere, su quello che ci piacerebbe ottenere e soprattutto su quanto felici ci renderebbe ottenerlo. Quando attraverso l'immaginazione riusciamo a entrare in contatto con quella emozione di soddisfazione, allora è molto più facile spingere oltre le difficoltà e continuare a provarci. Infatti, come ho detto prima, quello che mi ha fatto veramente scattare la molla è stato l'immaginarmi vividamente e soprattutto emotivamente quanto mi avrebbe fatto sentire fallito dover ammettere di aver rinunciato a qualcosa che sognavo e quanto mi avrebbe fatto sentire soddisfatto di me poter raccontare che ero riuscito a ottenere quello che volevo nonostante le difficoltà. Altro fattore fondamentale è essere assolutamente convinti di riuscire a farcela. Che anche se non è adesso, anche se non è al primo colpo, che continuando a provarci riusciremo a farlo. Solo così continueremo a provare, perché se pensiamo di non riuscire a farcela è tutto inutile, comunque anche se ci proviamo qualche volta non ci metteremo l'impegno necessario perché cercheremo di preservarci e di non metterci in pericolo, impedendoci di tirare fuori tutto il nostro potenziale. Se invece siamo assolutamente convinti che prima o poi ci riusciremo, continueremo a provare nonostante il tempo che ci voglia, nonostante il numero di tentativi che ci voglia, e prima o poi riusciremo effettivamente a ottenere il nostro obiettivo. Alcune cose che aiutano molto nel rendere più facile il percorso e quindi avere meno tentazioni di mollare sono: procedere a piccoli passi, non provare subito a fare il grande trick o andare in skate subito in velocità, ma facendo esercizi più semplici e graduali, in modo che andiamo sempre di più a costruire i muscoli e l'esperienza necessaria per riuscire poi ad andare in skate o imparare il nuovo trick. Infatti, quando ho comprato lo skate e ho provato a metterci il piede sopra quella prima volta, mi sono sentito talmente traballante che pensare di andarci sopra con quella cosa che si muoveva mi sembrava impossibile. Per cui ho cominciato dalla cosa più facile che mi sentivo di poter fare e che era di salirci sopra finché era sull'erba in modo che non potesse muoversi e intanto prendere confidenza e costruire l'equilibrio che poi mi ha permesso di alzare sempre di più l'asticella, di cominciare a andare in movimento vicino a qualcosa a cui potevo aggrapparmi in caso di sbilanciamento, fino ad arrivare a girare nel traffico o ad alte velocità senza problemi. Perché costruendo l'abilità e la confidenza, partendo dalle fondamenta con costanza, in molto meno tempo di quello che mi sarei aspettato, sono arrivato a sentire naturale una cosa che all'inizio mi sembrava impossibile. E soprattutto aiuta molto avere qualcuno che ci guida. Qualcuno non solo che ci indichi la strada, dandoci dei consigli sul come fare effettivamente le cose o come approcciarle, ma anche che ci tenga sul pezzo e che ci sproni a continuare a provare, a non mollare mai. E questo è proprio quello che troverai nel mio corso di skateboard reso facile per over 35, in cui non solo ti vado a indicare tutte le tecniche e gli esercizi facili e graduali per arrivare a imparare ad andare in skate in modo facile e sicuro, ma anche vado più a fondo su come affrontare queste difficoltà psicologiche e come riuscire a tirare fuori il meglio da noi stessi. Il corso si sviluppa in 3 moduli principali divisi in altrettante sottolezioni. Nel primo modulo ti svelo come
prepararti al meglio sia dal punto di vista psicologico, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista dell'attrezzatura, di come scegliere lo skate e le protezioni che ci possono servire. Nel secondo modulo invece imparerai le tecniche base di come andare sullo skate, dal come salire la prima volta sulla tavola a come spingere e frenare fino a fare le prime curve. Il tutto spiegato in esercizi facili e progressivi, in modo che chiunque possa riuscire a farcela e che imparare diventi una cosa facile, sicura e divertente. Nel terzo modulo invece imparerai tecniche più avanzate per migliorare il tuo stile e per portare il tuo riding a un livello superiore. E alla fine del corso sarai in grado di andare in skate e scegliere su quale disciplina specializzarti meglio. Inoltre avrai accesso al gruppo Telegram esclusivo dove poter chiedere consigli, condividere vittorie o difficoltà, ma soprattutto trovare un sostegno per quando ti senti di non riuscire e hai bisogno di qualcuno che ti sproni ad andare avanti. In più, se acquisti il corso questo mese, ti voglio regalare l'opportunità di fare 2 lezioni via videochiamata con me, da mettere in calendario quando preferisci, che sia all'inizio del percorso, a metà o alla fine, sia per controllare i progressi o solo anche per avere un sostegno e trovare la forza di continuare a provarci. Per cui basta scuse per non provarci, è ora di imparare finalmente ad andare skate, per cui clicca sul link che trovi in descrizione e diventa anche tu un ace skate.